Salve ragazzi, benvenuti al pullaggio dedicato a Naruto Online italiano, la versione italiana di Naruto Online con il vostro dottor Puccio sul canale iBig. Quindi si torna dopo 2 settimane a registrare e a portarvi un video. Ho aspettato questo periodo proprio per poter sbloccare queste pergamene. Adesso posso finalmente registrare. Poi la settimana prossima porterò un altro gioco, sicuramente porto quello là sui manga, che dobbiamo fare un pullaggio sui 4-5 mila gemme, che sarà qualcosa di epocale. Allora, andiamo subito diretti. Oggi faremo un pullaggio a 10 e poi facciamo singoli per cercare sempre il Kage. Poi nel caso lo troviamo ci spostiamo verso quest'altro. Quindi iniziamo con i gratuiti e poi anche i due primi. E pergamene quelle delle gambe, quindi andiamo sui gratuiti. Andiamo da Naruto e ci fa guadagnare del buon ramen. Buon appetito. Ancora un'altra pesca gratuita, diciamo tra parentesi, perché questi sono quelli da valutare come gratuiti perché non valgono di meno, però comunque fanno sempre comodo. Andiamo verso la forziere del sigillo e ci dà oro, la possibilità di prendere i ninja, i frammenti di Orochimaru, Jiraiya e tutto il resto. Quindi si va avanti e c'è subito una buona notizia, vediamo se è qualcosa di buono. Orochimaru! Ragazzi, in questo pullaggio direi che abbiamo colpito subito con un buon 3 stelle ninja leggendario Orochimaru. Andiamo avanti, andiamo diretti ancora al gratis e speriamo in qualcosa di buono, un Magatama che userò in privato. Ecco qui ancora un pullaggio Ino. E ancora un gratuito per cercare il Kage. Ma ci dà il tronco della sostituzione, il tronchetta della felicità che non ci serve. E andiamo a fare il 10 per le 10 pergamene e poi le 11 gratuite, le 11 singole. Facciamo il multi. Vediamo un po' se c'è qualcosa di incredibile. Sì, c'è uno buono, c'è uno buono! Itachi Uchiha! Questo lo volevo, devo essere sincero, questo lo volevo. Itachi è perfetto. Dopo Orochimaru, Itachi, andiamo alla grande, ragazzi, andiamo alla grande. E allora, io, visto che ci sto a sto punto, che facciamo? Me la rischierei, faccio ancora un bel multi, dai. Anche se il video dura un po' di meno, però non me ne frega niente. Facciamo ancora un multi. Dai, 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 dai. Vediamo un po' che cosa ci capita. Due carte buone, una carta buona! Ed ecco qui chi abbiamo preso. Non compare niente, però comunque dopo valutiamo nella zona che vi farò vedere dove ci sono i personaggi. E ultima pullaggio, pillola allenamento magico. E allora, piccolo taglio e andiamo a vedere nella lista dei personaggi presi. Eccoci qua ragazzi con i nuovi personaggi presi. È veramente gran colpo. Questo è veramente un colpo fenomenale. Abbiamo trovato uno dei tre ninja leggendari che è Orochimaru. Gran colpo, questo è veramente un colpo magnifico. Ma soprattutto Itachi Uchiha con il suo occhio spirituale, con la sua tecnica mistica che veramente ci può dare una mano unica. E più lui, vabbè, Orochimaru che tutti conosciamo per essere l'arte del vento, il serpentone, ma soprattutto abbiamo trovato C, un personaggio di tipo fulmine che a me fa comodo perché io ho personaggi di tipo fulmine, quindi abbiamo colpito e trovato qualcosa di veramente eccezionale e possiamo cambiarlo perché, come vi farò vedere adesso, io come personaggi fulmine, vabbè, il mio personaggio Sasuke, Kakashi e più Gai. Che ovviamente adesso cambierò per mettere C e lo potenzierò per bene. Allora, ragazzi, il video direi che finisce qui. Io devo fare un ringraziamento generale ai ragazzi della Gilda iBig Official che
che potete trovare. Se vi iscrivete al gruppo vi invieranno, se vi iscrivete a questa gilda che trovate su Naruto Online italiano, potete, vi daranno anche il link della pagina Facebook dove abbiamo un gruppo privato dove possiamo parlare del più e del meno. Un saluto particolare allora prima di tutto a One Piece, che sicuramente vedrà questo video. Un saluto a Manz, un saluto a Iva, un saluto a Checco 59, un saluto, un grande saluto all'amico Hiroyuki, e ecco, scusate, questo è un po' ridere, non lo sto bestemmiando, però si chiama Pio Dorco, quindi potete immaginare da che cosa Pio, in arte Pio. Poi tutti i ragazzi della Gilda presenti e non in questo momento della registrazione, quindi un saluto veramente a tutta la Gilda che è presente a giocare con noi e farci compagnia, e ci vediamo come al solito alla prossima puntata con i pullaggi. Ciao ragazzi!